Buongiorno, oggi siamo con Giuseppe Onufrio, che è il direttore esecutivo di Greenpeace Italia. Buongiorno Buongiorno. innanzitutto. E Buongiorno. vorremmo chiedergli, fargli un po' di domande, farci una chiacchierata su quelli che sono i primi giorni di presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti, anche se non è un argomento che riguarda direttamente l'Italia, ma comunque riguarda un po' tutto il pianeta, quindi come Italia che cambia, ci sentiamo comunque chiamati in causa. Ecco, in questi primi giorni di presidenza, appunto, Donald Trump ha già fatto vedere che poi alle sue dichiarazioni in campagna elettorale corrispondono dei fatti. La cosa sicuramente più discussa e criticata è stato il discorso del muro con il Messico, ma una questione sociale sicuramente importante e abbastanza drammatica. Ma anche dal punto di vista ambientale si è mosso, ad esempio, sbloccando due progetti di due oleodotti molto discussi negli Stati Uniti, e c'è stata anche una reazione importante da parte di Greenpeace International. Per questo vorremmo chiedere al direttore qual è, anche se sembra un po' scontato, qual è la linea di Greenpeace su queste iniziative e quali azioni anche sta mettendo in campo. Ma intanto l'azione alla Casa Bianca è fatta dall'ufficio americano di Greenpeace, quindi la reazione primariamente dell'ufficio americano, come è logico che sia, visto che stiamo parlando del nuovo presidente degli Stati Uniti. È chiaro che per chi crede in una, diciamo così, in una soluzione ai problemi ambientali basata sulla cooperazione internazionale, quello che sta facendo Trump esattamente va nella direzione opposta. Greenpeace si è già mobilitata assieme a un vasto schieramento, ricordiamo, di associazioni, di movimenti e di segmenti della società. Ricordiamo che addirittura è in organizzazione per la prossima primavera una marcia degli scienziati, perché il tema del clima ovviamente è al centro della nostra attenzione, anche se anche le altre misure, cioè quelle contro l'immigrazione o questo genere, diciamo, di reazione nei confronti diciamo degli altri paesi, degli immigrati, è anche questa per noi inaccettabile. Io credo che noi abbiamo di fronte, ed è già sul sito della Casa Bianca, un programma energetico che è esattamente la negazione di quello che la comunità scientifica e la comunità internazionale, la conferenza di Parigi, hanno indicato. Quindi quello è chiaramente il nostro terreno più specifico e ci batteremo su quello. Noi, il nostro ufficio americano sta lavorando e sta cercando anche di mettere in evidenza, come utilizzando fonti proprie, anche fonti di altri giornali, come in particolare sulla Dakota Access Pipeline, che è quella contestata dai Sioux e da Greenpeace e da tanti ambientalisti. In quel caso Trump abbia avuto anche interessi personali, perché lui ha investito in alcune delle aziende che sono parte integrante del progetto. Da questo punto di vista, ovviamente, le cose sono in divenire, e bisognerà vedere appunto anche come che cosa accadrà, perché come abbiamo visto anche nel caso dell'immigrazione, poi interviene la magistratura, quindi diciamo lì è un paese che ha dei pesi e contrappesi democratici, bisogna vedere che cosa accadrà. Però certamente l'idea degli Stati Uniti che cominciano a remare contro un accordo sul clima, che è vitale per il mondo, e che invece di promuovere la cooperazione come finora si era visto, vada nella direzione opposta, è preoccupante. Certo, infatti appunto a questo proposito, insomma, Trump ha fatto capire varie volte che ha posizioni abbastanza negazioniste per quanto riguardano i cambiamenti climatici, ha più volte detto di voler puntare sul carbone come fonte energetica, insomma la situazione non sembra buona. Quanto preoccupa questa cosa e
in parte mi hai già risposto, ma insomma, ci sono anche altre azioni messe in pista? Ma io penso questo, che certamente Trump può cercare di ritardare il processo e può certamente decidere cose che non sono positive per il clima. Va detto comunque, anche per essere chiari con chi ci ascolta, che i fondamentali economici dell'energia sono cambiati nel frattempo, in questi ultimi anni continuano a cambiare. Per cui sempre di più le fonti rinnovabili sono competitive sul mercato e c'è uno spostamento degli investimenti verso queste fonti. Io credo che, diciamo così, quindi non è che il presidente americano per decreto può cambiare queste cose, perché le aste e anche, ricordiamo, molta di questa politica viene fatta a livello di stati. La California ha già detto che va avanti e quindi io credo che, però è chiaro che il segnale non è positivo perché mai come adesso invece bisogna spingere, perché diciamo, non è che il clima o le condizioni fisiche del pianeta se ne fregano, diciamo, della politica. La politica può perdere tempo, infatti il rischio che si perda del tempo è che non si facciano le cose giuste al momento giusto. Io penso però che c'è tutto un altro settore, che è un settore degli investimenti privati e delle tecnologie che per fortuna in questi ultimi anni grazie anche agli investimenti che sono stati fatti per le politiche che sono state fatte negli ultimi 10 anni, ha cambiato un po' le carte in tavola. Questo noi dobbiamo sempre guardare un po' il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo comunque cercare di capire che non partiamo da zero e che Trump non può azzerare queste cose. Il tema naturalmente è questo, diciamo, secondo me. Noi siamo oggi in una situazione globale estremamente critica. Se noi guardiamo lo stato dell'economia, sappiamo che siamo in una situazione in cui il pianeta è sempre più piccolo, più affollato e con un'economia bloccata. L'accordo di Parigi è importante sia per il clima, ma è importante anche per l'economia, perché la decisione internazionale di progressivamente ricostruire tutto il sistema energetico su cui basa la nostra economia, la nostra vita, su nuove basi e quindi con nuove tecnologie, ha vari effetti che sono effetti che, diciamo così, non dico garantiscano, ma promuovono certamente la pace e la cooperazione. Promuovono la pace perché abbiamo già avuto 2 guerre per il petrolio, ce ne potrebbero anche essere delle altre, e quindi qualunque politica che riduca la pressione in questa risorsa è comunque ha un effetto di almeno ridurre i conflitti di grande portata. La seconda cosa è che l'accordo di Parigi è in qualche modo una sede alla quale partecipa praticamente tutti i paesi del mondo, ed è l'unica sede che ha queste caratteristiche e nella quale, oltre a essere discusso il trasferimento di tecnologie, c'è anche il famoso fondo verde, che dovrebbe essere il fondo che aiuta i paesi più poveri a diciamo, a salvarsi dalle conseguenze più catastrofiche e a partecipare a questa trasformazione. C'è poi un ultimo elemento, e cioè alla fine, una cosa che persino i sauditi hanno capito molto bene, e infatti stanno agendo con investimenti massicci sulle fonti rinnovabili, è che l'accordo di Parigi non è altro anche che un accordo internazionale per rendere le infrastrutture fossili, diciamo, obsolete più rapidamente di quanto il mercato non farebbe. E dunque ha un effetto di distruzione del valore di attività economiche imponenti senza bisogno di una guerra, perché poi uno degli effetti delle guerre è appunto di distruggere anche valore. Quindi l'accordo di Parigi è come dire, anziché continuare su questa strada che ci porta a un clima impossibile e a continuare a vivere, a campare su risorse scarse, per cui alla fine ci scanneremo, mettiamoci d'accordo che cominciamo a fare quest'altra cosa, che invece sono tecnologie e risorse accessibili a tutti, ormai a costi abbastanza competitivi, e in qualche modo rifacciamo il sistema economico e diamo all'economia globale altri 20-30 anni di possibilità. Quindi tutte le
E noi abbiamo sempre detto, lo diciamo, che non è che questo è un percorso lineare, perché ci sono interessi colossali in gioco. Questi interessi oggi sono rappresentati dall'amministrazione Trump. Il segretario di Stato non soltanto è l'ex amministratore delegato della ExxonMobil, esso in Italia, ma è una persona che non ha fatto altro nella vita, cioè Tillerson ha fatto soltanto questo nella sua vita. Quindi se noi guardiamo il America First on Energy, che è il programma di Trump pubblicato sul sito della Casa Bianca, e le mosse che sta facendo, sono mosse dell'ancien régime fossile, per così dire. Ora, una reazione di questo tipo prima o poi sarebbe venuta fuori, perché non tutti questi interessi sono così contenti che il mondo vada in una direzione diversa. Però, ecco, io credo che la massa critica delle persone che sono d'accordo alle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, che sono preoccupate per il clima, è una massa critica che si vede anche dentro l'elettorato di Trump. La Yale University ha pubblicato ieri, assieme a un altro, alla George Mason University, un'analisi dell'elettorato di Trump. Nell'elettorato di Trump, i cittadini che pensano che o bisogna tassare le fonti fossili o che bisogna normarle per combattere il cambiamento climatico, sommando queste due risposte, si arriva al 62%, il che significa che poi ci sono Solo all'interno dell'elettorato di Trump, questo? di Trump. Sì, ora nell'elettorato di Trump poi c'è tutto e contrario di tutto, perché sono anche Certo. d'accordo con il Dakota Pipeline, però che questo tema del futuro sia presente ormai in vasti strati dell'elettorato anche americano è ormai un dato di fatto. Quindi io non so adesso Trump cosa potrà fare. Certamente, ecco, bisogna ricordarsi che do anche una valutazione di questo tipo. Ci sono grandi compagnie che producono auto elettriche, che ancora ne producono poche, perché si tratta di pochissime unità nel mondo. No, diciamo, una delle più grandi marche produrrà 20.000 l'anno, quindi che sono. Però gli investimenti che queste, o il valore di borsa di alcune di queste aziende, è già come se queste producessero milioni di vetture. Questo che significa? Significa che gli investitori, gli analisti e chi lavora nell'economia, che ovviamente, diciamo, non è che ha una posizione politica mentre investe soldi, deve investire dei soldi, e li investe secondo una logica di aspettative che questi soldi effettivamente sono investiti bene. Quindi io credo che ormai il mondo, diciamo, ha già sterzato nella direzione giusta, che Trump non lo fermerà. Quindi da questo punto di vista penso che sbatterà contro il muro, potrà fare dei danni nel farci perdere tempo, e quindi è preoccupante. Perché? Perché la soluzione dei temi ambientali non c'è né una scarsezza di risorse finanziarie né una scarsezza di tecnologie. L'unica risorsa scarsa è il tempo. E quindi il problema vero che ha il pianeta, da un punto di vista del movimento ambientalista e di Greenpeace, è che diciamo, dobbiamo correre, perché poi il clima avrà una sua inerzia, per cui alcune conseguenze ormai sono inevitabili, ma se non corriamo, le conseguenze saranno ancora peggiori e rischiano di Certo. essere catastrofiche. Tra l'altro, mentre parlavi, mi chiedevo appunto che un po' il paradosso è che gli Stati Uniti che hanno eletto Donald Trump sono gli stessi che 8 anni fa e poi 4 anni fa hanno eletto Barack Obama, che era il presidente della promessa rivoluzione verde, no? Mi chiedo, può aver giocato un fattore, non lo so, una delusione verso l'operato di Trump sulle politiche di Obama sulle politiche ambientali, o sono altri fattori che hanno influito e non c'entra niente l'ambiente nella scelta di Trump? Intanto dobbiamo ricordare che Trump ha avuto una minoranza dei voti. Quindi il sistema elettorale americano è fatto in maniera tale che anche con la minoranza dei voti, se sono distribuiti in un certo modo, uno può vincere. Quindi, prima di tutto, il voto popolare è andato con una lieve maggioranza alla Clinton e non a Trump. In secondo luogo, il commento che il nostro ufficio americano ha fatto subito dopo il voto è che ha vinto la paura. Cioè, questa qui è una reazione da parte di un segmento di elettorato che hanno
pagato le conseguenze della globalizzazione, la politica non si è occupata di loro. La stessa cosa si potrebbe dire anche per la Brexit, e quindi questo è un voto di reazione e di paura. Ma io credo che appunto il messaggio che va lanciato invece che è possibile risolvere i nodi, ma che l'unica strada che il mondo ha è quella non di rinchiudersi, ma di moltiplicare. Quindi abbiamo fatto le scritte ponti, non muri, a livello internazionale, proprio per dire che è proprio adesso il momento in cui la collaborazione e diciamo, la giustizia, tra virgolette, anche all'interno dei paesi che hanno pilotato il mondo, nei quali però ci sono strati di sofferenza, va discussa e quindi non bisogna, secondo me, abbattersi, e credo che ci sia tutto lo spazio per poterlo fare. Bisogna ricordare un altro dato, perché poi anche qui la percezione che il pubblico ha delle cose, ma addirittura alcuni esperti hanno della situazione, non è corretta, nel senso che la rapidità di certi cambiamenti è tale per cui già oggi negli Stati Uniti la sola energia solare occupa più di petrolio e gas. Questo che significa? Significa che ormai questa trasformazione sta avvenendo, avviene a una velocità anche maggiore di quella che addirittura noi speravamo, e questa trasformazione richiede politiche di aggiustamento, perché ci sono settori che perdono e settori che vincono, c'è un problema grande di riqualificazione e c'è un problema del fatto che la logica che va in, diciamo, se uno mette al centro la difesa dell'ambiente e mette al centro queste politiche, nel complesso avrà più occupati, perché le fonti tradizionali sono fonti ad alta densità, ad alto capitale, le fonti nuove sono delle fonti che ormai hanno costi bassi di investimento, comunque molto più bassi che 5 anni fa, e hanno necessità di occupare molto più persone nella manutenzione dell'installazione. Quindi questo è un solo esempio, ma noi possiamo parlare, no, dagli edifici a come bisogna gestire l'agricoltura, alle nuove frontiere. Ci vuole una grande capacità della politica, e semmai possiamo dire che, certo, questa capacità nell'identificare e nel ridurre le aree di paura e di sofferenza, no, probabilmente non è stata sufficiente. Certo, ma può essere Trump in qualche modo un'opportunità, ad esempio, per fornire uno sprint, un senso di unione invece a tutti i movimenti che in tutto il mondo si battono contro i cambiamenti climatici e per l'ambiente? Ma certo, sarebbe stato meglio non avere questo tipo di stimolo. Diciamo che, guardando quello che accade negli Stati Uniti, noi abbiamo visto grandi manifestazioni del movimento femminista, delle donne, abbiamo visto altre manifestazioni a favore degli immigrati, abbiamo visto una reazione della società civile abbastanza ampia. Questo slogan Resist, resistere, è lo slogan che abbiamo usato anche noi nell'azione davanti alla Casa Bianca. Certamente c'è una reazione della società civile. Ora, cosa potrà succedere, io non lo so. Io quello che di cui sono sicuro è che l'accordo di Parigi è la fine di un percorso di consapevolezza, e credo sinceramente che tutte le persone che sono state mobilitate sono ancora più intenzionate a farlo, perché se alla fine siamo tutti d'accordo che è possibile fare, diciamo, un'economia diversa cooperando, perché ricordiamoci anche che l'accordo di Parigi è arrivato a valle di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che vale 1.000 miliardi di dollari, e gli accordi commerciali sono esattamente uno degli antidoti dei conflitti, perché se io e te dobbiamo cooperare, dobbiamo collaborare, per cui faccio delle cose, ce le scambiamo e abbiamo un obiettivo di sviluppare certe attività, è chiaro che siamo cointeressati a collaborare. Invece, e quindi questo, io credo che il segnale che a me preoccupa di più non è tanto sull'ambiente, ma è proprio sul clima internazionale di chiudersi o di promuovere il protezionismo o di in qualche modo
appunto costruire muri perché è esattamente l'atteggiamento che poi in passato ha portato delle sciagure e quindi credo che l'umanità non ha bisogno di ulteriori guerre. Certo. Senti, un'ultima domanda. Dall'Italia possiamo fare qualcosa in questo senso? Cioè, ci sono iniziative anche in Italia rivolte a Trump? Ah, guarda, Trump è il presidente americano, quindi noi come ufficio non è che possiamo intervenire direttamente su un presidente di un altro paese. No, io credo che quello che noi abbiamo come compito in Italia è quello di, ed è quello che stiamo facendo anche con, c'è cioè una coalizione di organizzazioni non governative, è quello di spingere l'Europa a fare passi avanti per diventare un soggetto più compiuto. Cioè noi quello che non possiamo accettare, non possiamo permettere, è l'idea, diciamo che la reazione alle conseguenze negative della globalizzazione si traduca semplicemente in un, si scarichi su istituzioni che non è che non hanno colpe, hanno anche dei limiti e delle colpe, ma, per Greenpeace lo spazio europeo istituzionale e politico è essenziale. Noi dobbiamo sempre pensare che soltanto grazie all'Unione Europea noi abbiamo avuto un generale miglioramento della normativa ambientale. Poi questa normativa non è sempre applicata, ma abbiamo avuto un miglioramento degli standard. Se ci siamo opposti al TTIP non è perché siamo contrari a commerciare con gli Stati Uniti, siamo contrari a che il commercio metta l'interesse economico al di sopra dei diritti. Quindi commerciare mettendo assieme la parte migliore della normativa europea con quella migliore che c'è sulla qualità dell'aria, sul mercurio, sulle centrali a carbone che c'è negli Stati Uniti, a me andrebbe benissimo perché significherebbe che Europa e Stati Uniti potevano in qualche modo dare una linea al mondo, perché se tu a un certo punto in quest'area economica dici che le cose si fanno con degli standard sociali e ambientali più alti, stai dicendo lo sviluppo che deve, che il pianeta deve avere deve andare in quella direzione. Quindi purtroppo così non è stato, però ecco, in Italia e in Europa noi dobbiamo stare molto attenti e la società civile deve diventare molto più visibile e alzare la voce nel chiedere un'Europa dei cittadini, ma chiedere più Europa, cioè non è che tornando agli stati nazionali e chiudendoci e addossando agli altri le colpe che sono in parte anche nostre, cioè, non è che non, ci sono anche le responsabilità di come è stata gestita la Commissione europea, ci sono tante critiche si possono fare, ma quello che è certo è che sfasciare l'esperimento europeo è esattamente quello che forse vuole gente come Trump e che noi dobbiamo impedire a ogni costo. Dobbiamo impedire ad ogni costo. Grazie, grazie mille, direttore, e un saluto da tutta Italia che cambia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.